climatico sulle acque della Svizzera. I nuovi scenari idrologici dimostrano come cambieranno le nostre risorse idriche in futuro. Spostiamo avanti le lancette dell'orologio fino al 2085. Guardiamo cosa sarà cambiato se il cambiamento climatico avanzerà incontrastato. Maya è ingegnere in una centrale elettrica e si interessa a come è mutata la produzione dell'energia idroelettrica. D'inverno nevica meno di prima, perciò piove più spesso. Con una maggiore quantità di acqua si può produrre più energia elettrica. In estate invece viene prodotta meno energia elettrica di prima perché manca l'acqua di scioglimento. E sempre più spesso l'estate è arida. Le piante hanno bisogno di più acqua quando fa caldo. L'agricoltore Simon deve innaffiare più spesso il suo campo di grano. Il fiume però offre meno acqua. Simon ha quindi piantato delle nuove varietà di grano. Queste si adattano meglio alla siccità e al calore. Il pompiere Renato deve ripristinare la protezione contro le piene. Questo protegge il suo villaggio dalle inondazioni. A causa del cambiamento climatico, la pioggia è più intensa di prima e per questo motivo le piene e le frane sono più frequenti. La biologa Aline fa delle ricerche sulle trote in un ruscello. Questi pesci preferiscono l'acqua fredda. Sono in condizioni di stress perché d'estate l'acqua diventa troppo calda e alcuni tratti del ruscello possono prosciugarsi. Molti organismi acquatici sono in difficoltà. La biodiversità è in pericolo. Cosa possiamo fare per salvaguardare le nostre acque e le nostre risorse idriche? Una rapida diminuzione delle emissioni globali di gas serra è di importanza cruciale. Solo così possiamo ridurre in modo determinante gli effetti del cambiamento climatico sulle acque. Inoltre, dobbiamo utilizzare l'acqua con maggiore prudenza che in passato, ottimizzare ulteriormente la protezione contro i pericoli naturali e proteggere costantemente le acque e dare loro più spazio. Questo perché le acque più pulite e naturali sono più resilienti. Gli animali e le piante che vi abitano riescono a gestire meglio le conseguenze del cambiamento climatico. Anche noi umani ne traiamo beneficio. Come ci comportiamo oggi sarà determinante per il futuro delle nostre acque. Informati visitando il sito nccs.admin.ch/hydro_it. Im Namen des Projektteams möchte auch ich Sie ganz herzlich desidero darvi il benvenuto a nome del mio team. Etwas über das Projekt. Sono lieta di parlarvi un pochino del nostro progetto. Die schon erwähnte Frage zu Anfang jeder Präsentation wäre in La domanda posta all'inizio è questa: quante persone hanno lavorato a Hydro CH 2018? Provate a fare una stima. Wir haben gehört, es wird wärmer in der È già stato detto che il clima in Svizzera diventa sempre più caldo. Su questa slide è indicata la temperatura media dal 1864 al 2020 in Svizzera. Blaue Farben, es ist il colore blu indica anni meno caldi, più freddi insomma. Il rosso invece indica che la temperatura era più calda rispetto alla media. Potete vedere che nell'ultimo decennio ci sono stati la maggior parte degli anni caldi. All'inizio della misurazione c'è stato un aumento di 2 gradi, ossia il doppio rispetto al riscaldamento globale in questo periodo di tempo. Gli anni più caldi si trovano appunto negli ultimi 10 anni. Il clima diventa anche più secco. Nell'ultimo decennio la siccità è stata notevole. Nell'estate 2011 al lago del Gruyère potete vedere un'immagine del lago e potete anche vedere l'Emme che era abbastanza secca nell'estate del 2018. Spesso ci sono problemi a livello idrologico in Svizzera e questi fatti sono stati anche indicati dalla politica come un problema. Il Consiglio federale ha deciso di adeguare la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2014 c'è stato il primo piano di azione. Sono state decise 3 misure fondamentali. È stato fondato l'NCCS, sono stati elaborati degli scenari climatici e inoltre
idrologische Grundlage. È stato dato il compito di creare delle basi idrologiche. Es wurde so umgesetzt, dass man im NCCST nel NCCS si sono indicati degli ambiti tematici fondamentali. Uno di questi costituisce le basi idrologiche e poi anche gli scenari climatici CH 2018. Ce ne sono però ancora sei di questi ambiti tematici e quest'anno se ne aggiungeranno altri. Warum braucht es neue hydrologische? Perché c'è bisogno di nuovi scenari idrologici? Come ho detto, per adeguarci al cambiamento climatico c'è bisogno di basi di conoscenze che sono fondamentali per affrontare il futuro. Con i nuovi scenari climatici CH 2018 siamo riusciti a individuare nuove informazioni sul clima che possono essere attuate anche per gli scenari idrologici. Questo ha consentito anche di creare delle serie temporali idrologiche per il futuro. Nel nostro ambito tematico ci siamo concentrati su nuove tematiche che sono state poco trattate dalla ricerca nel passato. Si può dire però che i nuovi scenari CH 2018 hanno confermato i risultati precedenti. Tuttavia le ripercussioni in parte sono più gravi rispetto a quanto si aspettavano, quanto previsto dagli scenari precedenti. Ora voglio parlare di come abbiamo elaborato questi scenari. Tutto inizia con questa domanda. Come continueremo a emettere emissioni di CO2 nel futuro? L'IPCC elabora scenari sulle emissioni di gas a effetto serra per il futuro. Questi scenari sono stati poi elaborati negli scenari climatici CH 2018, in scenari climatici locali. Noi poi abbiamo utilizzato questi scenari climatici locali e li abbiamo sviluppati in situazioni e scenari idrologici per fare alcuni calcoli e in parte siamo andati ancora oltre. Abbiamo analizzato quali sono le ripercussioni di questi cambiamenti, soprattutto per l'ecologia e l'agricoltura. Come sarà il clima in futuro? In nero sono indicati le emissioni di gas a effetto serra negli ultimi anni e in blu è indicato lo scenario come potrebbe essere se si rispettano le misure decise dall'accordo di Parigi. Si tratta delle misure decise da ACP0. La curva rossa invece indica come potrebbe essere il futuro se non prendiamo misure e continuiamo come finora. Si tratta delle misure ACP 8.5. Queste sono le ripercussioni sul riscaldamento climatico in Svizzera. In nero i valori misurati, in blu le ripercussioni senza protezione del clima, in rosso con. In blu con e in rosso senza. Insomma, come potete vedere, se prendiamo misure riusciremo a contenere l'aumento del riscaldamento globale. Prima di parlare delle precipitazioni voglio parlare un pochino della metodologia. Qui vedete il periodo di riferimento dal 1981 al 2010. I risultati si riferiscono sempre al periodo di riferimento o al dato attuale. Non confrontiamo singoli anni, ma un periodo di 30 anni nel futuro con il periodo di riferimento, appunto confrontandolo con il periodo di riferimento. Per esempio, nel 2085 dovremmo tenere in considerazione gli ultimi 30 anni del secolo, confrontandoli con un trentennio precedente. Qui vedete delle zone blu e rosse che rappresentano la simulazione. La righetta indica il valore medio.
Nel caso delle precipitazioni si può dire che con la protezione del clima le precipitazioni non cambieranno in Svizzera. Alla fine del secolo avremo una diminuzione delle precipitazioni in estate. Le precipitazioni forti che causano danni potrebbero aumentare e probabilmente ci saranno più periodi di siccità più lunghi. I risultati degli scenari idrologici hanno portato a quattro risultati principali, li avete già visti nel filmato e nelle prossime presentazioni questi ambiti tematici saranno poi approfonditi. Tutti gli scenari per il futuro hanno elementi di insicurezza. Noi cerchiamo di quantificarli. Il periodo di riferimento confronta dati misurati e indicati in nero, gli altri colori invece indicano i modelli. Ci sono poi diverse emissioni di gas a effetto serra e noi confrontiamo diversi modelli per capire quali sono le differenze in questo caso. Per gli scenari idrologici si può dire che i cambiamenti che prevedono i modelli possiamo già misurarli oggi con i dati, non in modo molto preciso, ma possiamo già farlo. I cambiamenti nei modelli si muovono nella stessa direzione. In parte i cambiamenti assoluti sono diversi. L'elemento più grande di insicurezza è costituito dalle inondazioni, per esempio. Ora voglio parlare ancora del progetto. Hanno partecipato 15 istituzioni, 5 istituzioni federali, sono state coinvolte 400 persone e 6 aziende. Abbiamo stilato 24 rapporti specialistici con 21 pubblicazioni scientifiche che probabilmente aumenteranno ancora. Ci sono stati 9 workshop con la partecipazione di enti esterni. Il progetto è iniziato nel 2015 e si conclude quest'anno. I costi ammontano a 2,9 milioni di franchi. Gli istituti di ricerca hanno dovuto farsi carico di un grandissimo onere, per questo voglio ringraziarli. Ecco, questa è la risposta giusta alla domanda e ora non mi resta che ringraziare tutti gli uffici federali coinvolti, tutti i collaboratori che hanno contribuito ai lavori di ricerca e che ci hanno aiutati. Voglio ringraziare anche Proclim e l'Event Forum per l'aiuto nell'organizzare la giornata odierna. Auguro a tutti una giornata proficua.